sembra di stare più in autunno verso Natale. Allora, buonasera a tutti. Chi vi parla è il direttore artistico e fondatore della Compagnia Mura di Flamenco Andaluso, che è un'associazione ancora non riconosciuta di fatto, ma che ha realizzato degli eventi culturali, senza esagerare perché ci sono testimoni qui che lo possono confermare, anche di natura internazionale. Qui c'è l'ambasciatrice, che saluto, la signora dell'ambasciatrice svizzera e altri ospiti. Ma questo perché dico internazionale? Perché la nostra è un'associazione ispanista che si occupa della cultura, della musica flamenca, andalusa, spagnola, quindi cerca questo legame mediterraneo tra il Salento e la Spagna, anche perché lei ci ha dato in Italia un grande poeta ispanista, Vittorio Codini, chi lo sa, che ha tradotto García Lorca, Cervantes, Don Quixote, e che è stato riconosciuto come un poeta europeo. Ecco, ma oltre a questo ci occupiamo di Carmelo Bene, di Tito Schipa, che è uno dei più grandi tenori a livello mondiale del XX secolo, che divenne famoso in Spagna, e col maestro e con altri musicisti che non sono presenti abbiamo tenuto dei grandi concerti a Gallipoli, all'unico teatro al mondo dedicato a Tito Schipa, e ricevemo nel 2013, il 29 luglio 2013, la medaglia del presidente napolitano, la medaglia di rappresentanza, che è stato per noi un onore. Presente il figlio Tito Schipa Junior. Poi un'altra cosa, e arriviamo poi al punto per far capire cosa ha fatto la Compagnia Mura. Nel 2000, esattamente nel 2014, 4 anni fa, io ancora non ci credo, sono riuscito a far venire a Lecce in conferenza con gli studenti di lingua spagnola dei licei dove si studia lo spagnolo di Lecce e Salento, il più grande chitarrista al mondo di flamenco, Manolo Sanlúcar, perché Paco de Lucía, che era considerato il numero uno, era morto praticamente l'anno precedente da poco, e quindi la critica riconosce Manolo Sanlúcar attualmente, anche se lui si è ritirato dalle scene, dai concerti, il numero uno al mondo del flamenco, quindi grande maestro dei maestri. Ecco, poi ogni mese abbiamo delle conferenze, ci siamo occupati anche di, a gennaio, di Paul Cézanne, ci occupiamo di diritti umani, le foibe, la Shoah. Ecco, la violenza contro le donne a novembre, non trascuriamo questi aspetti. Con la professoressa Ada Donno abbiamo tenuto l'8 marzo una giornata sulle poetesse andaluse, la poesia andalusa, qui proprio in questo luogo. Questa sera presentiamo un album straordinario, e non sto facendo retorica perché l'ho ascoltato diverse volte, del maestro Salvatore Coppola, che è il musicista anagraficamente, solo anagraficamente, più anziano dei maestri della compagnia, ma è il più giovane di tutti. Anche il sottoscritto, no, come animo, come sensibilità, fa concerti, ha fatto concerti in Europa, ha suonato, chi segue la musica, col grande Perez, stiamo parlando di un nome mondiale, e con altri grandi maestri ha suonato. E oggi mi raccontava anche di lui con Lucio Dalla, cioè è un maestro straordinario, quindi siamo onorati di averlo con noi. Presenta questo album poliedrico con autori che vanno da Mozart a Chopin, anche sino ad arrivare ad autori contemporanei anche spagnoli del Novecento, proprio in sintonia con lo spirito della nostra compagnia. Io con lui eseguirò, sarà solo un'apparizione di un mio preludio Soleà di stile spagnolo, che suonammo, pensate, 32 anni fa, nell'87, al Castello di Gallipoli, in un premio internazionale di pittura. Quindi dopo 32 anni, come ha scritto oggi la stampa, Gazzetta e Quotidiano, il duo, questo duo inedito, perché solitamente il maestro suona con altri musicisti della Compagnia Mura, quindi abbiamo il violinista, abbiamo il pianista, abbiamo la soprano, ecco, anche se alcuni vivono in Sicilia, verso Bari, perché la Compagnia Mura, diciamo, che non è localistica, ecco, ma ha un respiro come minimo regionale, però abbiamo fatto anche degli eventi allargati, no? Poi partecipiamo anche a fiere nazionali. L'ultima cosa che dico è poi fiere nazionali, ci tengo a dirlo, abbiamo partecipato al Medimex, se qualcuno ne ha sentito parlare, che c'è ogni anno, adesso lo fanno a Taranto dallo scorso anno, ma c'è stato a Bari, che è la fiera nazionale internazionale delle musiche del Mediterraneo. Noi siamo stati sempre presenti, come pure siamo presenti come etichetta indipendente, perché abbiamo già fatto un DVD
che consiglio a tutti, ma senza fine di lucro, lo dico perché dal Cante Hondo di García Lorca alle canzoni spagnole di Tito Esquiva, casa editrice Mirella di Lecce, una casa editrice universitaria, edito alcuni anni fa. Quindi per chi ama Tito Esquiva e per chi ama García Lorca e la Spagna, è un cofanetto libro e DVD, lo trovate presso la casa editrice Mirella o su internet. Ma io sto preparando, il maestro mi ha preceduto, perciò sto dicendo che è eccezionale. Ancora io non ho finito di registrare, sto preparando un album che si chiama La chitarra che canta, che sono grandi cover solo strumentali di grandi successi italiani e internazionali. Quindi la compagnia Mura fa tutto questo. Ecco, ci occupiamo a 360 gradi di cultura. Non guardiamo le quantità, non guardiamo, diciamo, quello che guardano altri, ma anche questi incontri in questi luoghi suggestivi. Ringrazio Alberto Buttazzo che diverse volte ci ospita in questo museo meraviglioso. Guardate che manifesti, che reperti che abbiamo lì, cliché di Carmelo Bene, di opera di Carmelo Bene originale lì sul tavolo. Quindi veramente è un luogo davvero straordinario. Io ringrazio chi ci ospita, se no non potremmo essere qui. Quindi noi siamo... Grazie. Solitamente abbiamo come minimo due presentatrici che per vari motivi non sono presenti qui. Ho cercato di fare il mio meglio, però adesso la parola a questo strumento clarinetto. Ecco, volevo sottolineare strumentalmente che il maestro non suona solo il clarinetto, ma proprio oggi mi ha fatto ascoltare dei dischi che io non conoscevo. È anche un grande sassofonista, premetto che... Quindi, e poi un'altra cosa che devo dire è che la sua è tutta una famiglia di musicisti, perché qui è presente uno dei suoi figli musicisti, Francesco, che suona tra l'altro anche il sassofono, Francesco Coppola, poi Pascal Coppola, che è tra i più conosciuti dei suoi figli, che suona anche in gruppi, nel Salento, esce su giornali, riviste, e poi tiene un altro, il più giovane, Giampiero, anche lui che è violista, suona la viola, e poi la nipote, la figlia di sua figlia, che è pianista, addirittura professoressa di musica. Quindi ha creato una famiglia proprio tutta di musicisti. La famiglia, adesso diamo la parola a chi spesso introduce scrittore, poeta, i maestri, musicisti. Francesco, io a te per non guardare Salvatore e Max Mura, cioè che nel... io mi fermerò dopo aver detto queste quattro cose che dirò, poi dopo, perché già maestro Mura ha detto tante cose, che ci facessero ascoltare la musica, ma meno parole, ma guardate una cosa che mi viene qui alla gola, la musica, no? Cioè siamo stati l'altra sera alla poesia, la musica e poesia, dove c'era una che suonava l'arpa in modo bellissimo, una parola, non una. Abbiamo dovuto aspettare, qui c'è Antonio Cardino, che finisse tutto il repertorio per dire ma che cosa ci hai fatto ascoltare? Cioè, diciamo, i maestri non parlano, Udo Ughi non parla, eseguono. No, e quella, aspetta Max, eseguono, e la loro parola è questa, l'esecuzione del loro strumento, del loro musica. Allora, Salvatore Coppola e Gallipolino. Diplomato presso il Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce, ha suonato, come ha detto il maestro Mura, in grandi eventi, si è perfezionato in Francia e in Canada, poi ritorna, è esperto musicista di jazz e di sax e clarinetto. Io personalmente lo conosco dagli anni 70. Cioè più che lui conosceva, conoscevo suo zio Benito, però la famiglia dei Coppola la conoscevo bene, anche per le vicende, diciamo, che ci hanno visto in quella città che è Gallipoli presente. È una persona che ama la musica, lo strumento è come un figlio, se ci sono figli naturali, per Salvatore un altro figlio aggiunto è il suo strumento, e quello di chi è adesso morto.
lo ammiro, l'ho seguito, quando posso mi faccio coinvolgere e lo coinvolgo. Guardate, ascolterete, e mi fermo qui, ascolterete e ascolteremo un suono, un particolare suono. Non si tratta di eccezionali virtuosismi, attenzione, perché lui rispetta quelle che sono, quelle che diceva Mura, che sono le storie e le tradizioni. Sentirete Mozart, sentirete anche pezzi di jazz e sentirete una canzone che a me piace moltissimo, Amapola. Che vuol dire, ecco. La scritta era compositrice, donna. Era una donna. L'ha fatta per il clarinetto. Ecco, mi fermo qui e do la parola alla musica. Io tutti i pezzi che vi farò ascoltare sono tutti conosciuti. Ogni tre mi fermo. Cominciamo prima dalle donne. Thank you.
Bach, e questo, ecco, l'ha scritto Brahms. Brahms ha scritto, ecco, 19 musiche. C'è addirittura eserciti di donne molto brave, ma davvero brave, dicevo, che hanno tirato fuori anche un clarinetto ai tempi di Mozart, il famoso corno, clarinetto corno di Bassetto, il famoso clarinetto d'amore, dicevo, e tutti proprio sono amanti del clarinetto. Vediamo se io ancora, tanto io quanto sia vero, ho girato, sono soddisfatto di quello che ho fatto, dicevo, se posso, perché ancora ho la mia dentatura, posso fare. Se non avessi la mia dentatura non potrei fare, perché fare piccolo è inutile. O faccio o non faccio. Adesso, ascoltate questo
un altro pianista, non lo sapete tutti come si chiama, neanche ve lo dico, perché faccio un pezzo che i violinisti sono andati per la maggiore, la famosa Ciarda, e io in mezzo ho messo pure, così si chiama, la cadenza, una cadenza fra terzo e quarto tempo. Certo. Thank you.
musica classica, ecco, alla musica leggera, che lo sappiamo. Ma scusa, chi ti porta poi Gallipoli? Eh? Perché Francesco chiede la... Certo. Ma io abituato, cioè, faccio 20, 30, 40 km al giorno. Va bene, allora, dirvi cosa sto facendo, perché lo sapete, che l'ho cantato tutti i giorni, l'avete cantato, ballato, non lo so. Solamente io uso più tonalità, perché ci vuole, cioè che mangiare solo pasta o solo carne o solo, cioè, ci vuole un po' di tutto. Thank you.
storia dell'amore. La seconda era? Era? Per una capesa. Per una capesa. E che fa di una carrozza costruita. Il grande campione in Spagna e l'altra invece Argentina. Questa è una bella cosa. Cioè pur essendo tanto lontani, tanto erano vicini dell'arte. E adesso, ecco, vi direi, faccio un altri due e poi vi presento che 32 anni fa io feci fare una cosa al barocco di Gallipoli e venne un chitarrista. Se voglio suonare, questa posso fare, vieni. E penso che mi chiamava Solea, che significa solitario. Ma lui è rimasto solitario, ma questo lo faccio. E allora quest'altro sono pure due canzoni che una è stata fatta in Francia, ma gli americani l'hanno fatta loro, e invece l'altra in Brasile. È incredibile. Thank you.
che 32 anni fa, ecco, mi disse in quella sala, dai fan, vieni qua, se vuoi suonare, perché no? E facevo questo pezzo, solitudine. Vediamo se è rimasto ancora solo. Classico spagnolo. Da allora iniziò 32 anni di concerti. Prego.
meno all'ultimo. Certo, se non avessi i miei denti non potrei farlo. Io ancora sono fortunato, ce l'ho tutti a 32 e questo. Ma non dici l'età però, eh? Non dici l'età di quanti anni, non importa, non importa. Non si vabbè, comunque quanta sei anni? Va bene? 56. Sì, sì. Ho una gamba. Sì. Ah, da non ho detto 57, altrimenti senz'altro avresti detto cambiamo i numeri. Salvatore, se qualcuno nel pubblico non ha riconosciuto il titolo del brano che è suonato poi Occhi neri, diciamo. Non avete mai ballato? Sì, ballato. Certo, non si fanno tutte queste note, si fanno sempre. Thank you.
Adesso vi porto nella Spagna, perché uccisero un grande uomo che è passato la storia, e sapete già che si tratta di Granada. Tu vuoi parlare di chi ha ucciso? Chi ha ucciso? Ah, ecco, a Granada, ha dato i natali e fu ucciso il grande poeta Federico García Lorca, precisamente il 19 agosto del 1936, dai franchisti, i falangisti, perché lui si era rifugiato da poeti Rosales, che non erano proprio, diciamo, insomma, erano legati ai falangisti, però erano dei cari amici, e lo prelevarono e lo uccisero all'alba a Fuente Vaqueros, insieme a un maestro elementare e a due banderilleros. Ancora non hanno trovato i resti di García Lorca. Noi lo ricordiamo come Compagnia Mura, puntualmente ogni anno il 19 agosto c'è sempre un grande concerto in varie parti del Salento, per cui lo sapete, speriamo anche quest'anno. L'anno scorso abbiamo ricordato a Leverano, ogni anno cerchiamo di cambiare la sede, di ricordare questo grande poeta Federico García Lorca. Quindi Granada, sì. Anche quando finita la cena dico adesso andiamo a ballare, così non ingrassiamo, e invece loro a parlare sempre d'amore, perché lui amava lei. Poi nel secondo atto, e lei amava lui? No, ecco, no. In quel momento era rimasta così in vaglietta, ma poi lui pensò bene di lasciarla, perché evidentemente no. Vabbè, allora
Ah, le note sono tante. Se volete cantare. Ufficialmente con concessione ufficiale dall'assessorato all'industria turistica e culturale della Regione Puglia, dalla provincia di Lecce, dal comune di Gallipoli e dal conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce, tutti i patrocini ufficiali. Quindi ringraziamo il presidente Stefano Minerva, che anche e noi il maestro, abbiamo insegnato insieme, abbiamo come ospite il maestro Serrano, grande maestro di bisognerà vedere come trovare un pianoforte. Il maestro ne tiene due, sì. Bellissimi, sì. Però trovare un pianoforte e portarlo qui e sentire un'esecuzione del maestro. A proposito, ho un ringraziamento. Ma hai capito quello che si sente? È meglio parlare sempre. Non è facile portarlo, c'è nel senso che lo sta conservando. Cioè, vedremo come fare per portare a buttarlo. Cioè, io penso, scusa, il clavicembalo. Sì, questo libro le passa. Vuoi fare un ultimo pezzo? Senti, ecco, ascolta, facciamo fare un sì, 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 subito, scusa, io direi questo. I Fontoverri, loro ogni anno prendono in affitto un pianoforte da Montepasso, da Verico. Ora possiamo, dobbiamo vedere che tipo di coperture. Le coperture, chiaro. Signora, lei oggi vediamo già ancora. Perché sono di tanto tanto. Sì, è questo.
Dai, su. La scena per realizzare al meglio i nostri eventi, ecco, grazie ad Arturo, grazie ancora a grazie. E grazie a tutti voi e seguiteci, qua ci sono dei biglietti da visita, consiglio di prenderli perché c'è il sito dove trovate i video di tutti gli eventi del 2018, seconda parte 2018, primi mesi 2019. E se qualcuno non ha partecipato ai eventi passati, musicali, conferenze, e poi troverete le notizie dei prossimi eventi, che stiamo preparando delle cose importanti che saranno pubblicate anche su, quindi seguiteci anche, usiamo i social network su Facebook, YouTube. Io spero solamente di aver fatto, grazie a tutti, come voi assolutamente. Ci puoi fare la fotografia? Io la fotografia con loro. Sì, sì. Mm-hmm.